Siamo in compagnia dell'azienda? Azienda Hortus di Longiano di Cesena, in provincia di Forlì. E quali sono le vostre principali attività? La nostra principale attività è la produzione di sementi e siamo la più grossa azienda a livello mondiale per la produzione di sementi per germoglio. E in questo momento stiamo presentando dei germogli freschi, semi per germoglio e macchine germogliatrici delle quali deteniamo il brevetto mondiale addirittura. Può spiegarci un po' meglio Certo. Che cosa sono i germogli? I germogli non sono composti solo esclusivamente da semi più acqua, non vedono la terra per nessun motivo, quindi stiamo parlando chiaramente di seme biologico e il seme sì che è cresciuto in terra. Poi una volta che viene selezionato, pulito, a quel punto viene messo in dei rotori molto grandi e viene inumidito costantemente per un certo numero di giorni che dipende poi appunto dalla varietà di seme. Tanto per capirci, l'erba medica in 3 giorni il germoglio è pronto per essere commestibile, per la cipolla occorrono 10 giorni, quindi noi non acceleriamo assolutamente nulla, lasciamo che tutto avvenga naturalmente, ma all'interno di capannoni, all'interno di strutture protette nei quali il germoglio può nascere senza nessun tipo di problema. Il germoglio ha particolari proprietà nutritive, ad esempio parlava del germoglio della cipolla rispetto alla cipolla? Diciamo che le proprietà del germoglio sono esattamente quelle della pianta adulta, moltiplicate per una serie notevole di volte. Alcune, ad esempio, certe vitamine, tipo la vitamina PP sul grano, aumenta fino a 1400 volte rispetto a quello che è il seme. Quindi c'è una bella differenza, una differenza notevole, in quanto in un chicco di seme e in un germoglio abbiamo tutta l'energia, sia quella vitale, perché non dimentichiamo che il germoglio è un prodotto vivo, quindi qui stiamo parlando di alimentazione viva. Qualunque pianta che noi abbiamo nel nostro orto, quando la andiamo a raccogliere, la tagliamo e comincia a morire. Nel momento in cui comincia a morire, tutti gli enzimi vengono completamente eliminati. In questo caso invece abbiamo quindi un prodotto che continua a vivere perché non è stato estirpato dal suo substrato, ma è stato semplicemente raccolto senza per questo influire sulla sua vitalità. Infatti questi germogli, se noi li lasciamo alla luce, in poche ore tendono a diventare verdi, perché noi li produciamo al buio, perché il germoglio normalmente è un germoglio bianco. Verde diventa quando parte la fotosintesi clorofiliana. La fotosintesi clorofiliana ha un certo vantaggio, però normalmente le persone preferiscono che il germoglio abbia la colorazione bianca. Va bene, la ringraziamo, grazie, buongiorno, buon lavoro.